Pochi minuti al via della quarta tappa, pochi minuti alla via con Domenico Pozzovivo. Siamo proprio, Domenico, se devi ultimare le ultime cose, aggiustamenti sulla bici, Lago Laceno, ricordi indelebili del 2012. Sì, una tappa che mi rimarrà per sempre nella mente, comunque sembra sia successo ieri, sono passati 11 anni e il ciclismo è molto cambiato. Vediamo oggi come si evolverà la tappa, penso sia una tappa più da fughe possibilmente, visto le dichiarazioni anche di Remco, però penso ci sarà anche una lotta poi per la generale dietro. Vedremo, ci siamo visti alla Tota, alla Tour of the Alps due settimane fa, poco più di due settimane fa, poi sei uscito dal Tota un po' sotto le aspettative, tu stesso non eri soddisfattissimo, però insomma come hai passato queste due settimane, sei andato poi giù in Sicilia a prepararti in altura sull'Etna? Sì, ho cercato di trovare sensazioni che non avevo avuto all'Alps e penso di esserci riuscito perché sia settimana scorsa sull'Etna che qui ho delle buone sensazioni molto buone, quindi spero che poi ci sia un po' di fortuna e possa mettere a frutto questa condizione che ho. Chiaramente la crono hai sofferto, hai pagato diciamo nella crono inaugurale di vinta in modo straordinario da Remco Evenepoel, è un po' un gap importante, però insomma il giro è lungo e oggi insomma si comincia a salire. Sì, bisogna lavorare tanto sulla crono, non ho avuto il tempo per farlo, quindi piccoli dettagli possono fare grandi differenze, però c'è tanta salita, poi comunque diciamo il mio obiettivo non è quello di vincere il giro, ma essere comunque nei 10. Penso che le distanze all'interno della top 10 saranno comunque molto dilatate a fine giro. Chiaro. Oggi diciamo una tappa importante per te, appunto anche di ricordi eccetera, ma poi c'è il Campo Imperatore, insomma forse sarà lì il vero primo bilancio importante per te e anche un po' per la classifica. Sì, sicuramente dopo venerdì potremo trarre delle conclusioni, ma non definitive, ma già spero confortanti. Cosa stai sistemando con la bici che stiamo vedendo? C'è stata la pioggia stamattina, abbiamo visto i meccanici abbassare un po' la pressione, tu corri con i tubolari, quindi pressioni 6.5, 6.7 com'è? No, oggi ho abbassato tanto, infatti era più che altro quello che la scelta proprio della copertura oggi, un po' diciamo la scommessa da fare, però adesso vediamo di fare gli ultimi aggiustamenti. E i rapporti che hai montato? Ma dal giro praticamente corro sempre col 53-39 per 11, la casetta 11-34 a 12 velocità. E allora in bocca al lupo Domenico. Crepi lupo, grazie. Ciao, grazie.